Bentornati, oggi vi presento questo trucco ispirato agli anni 20 che in realtà potrebbe essere utilizzato come un trucco smoky, semplice per queste feste di Natale che arrivano o perché no, per un ballo in maschera, una festa, qualsiasi occasione importante. Mi sono attrezzata di parrucca che ho comprato su Amazon per non più di 5 pound e questo è un fermaio che ho preso da Accessorize. Ho messo anche delle piume nere e delle collane di perle e questo giubbino di piume che ci sta a pennello. Fa strano vedermi con il caschetto, credo che non mi doni affatto, però questo era il look degli anni 20. Charleston. Volevo farvi una breve introduzione sugli anni 20. Ovviamente gli anni 20 sono il periodo del post-guerra, del dopoguerra. Questa eredità della guerra si trasmette sul trucco, sul modo di vestire e in generale sulla società. Infatti gli anni 20 in America sono l'era del Charleston, del flappers, del proibizionismo, in cui era proibito l'alcol, però è anche un'epoca molto sfarzosa in cui dopo questo periodo di guerra, di privazione, le persone si danno appunto alla pazza gioia facendo delle feste stralussuose ed è a questo periodo che si ispira il romanzo di Fitzgerald, Il grande Gatsby, che è uno dei miei romanzi preferiti e che io ho studiato per la mia tesi all'università. Se non l'avete letto vi consiglio di leggerlo o almeno guardate il film con Leonardo DiCaprio, Il grande Gatsby, che è uscito credo l'anno scorso, due anni fa. I costumi sono stupendi, il trucco, le acconciature. Molte donne nella guerra hanno perso i loro mariti, i loro compagni, e quindi questa eredità, questa tristezza della guerra, questa malinconia si trasmette sul viso. Infatti, come con le sopracciglia abbiamo, sono molto molto sottili, quasi disegnate, anzi sono disegnate, molte donne usavano radere le proprie sopracciglia per disegnare con della matita nera al di sopra, sono molto molto sottili e tendono molto arrotondate e tendono estremamente verso l'ingiù. È praticamente l'opposto del trucco beauty che facciamo oggi, dove cerchiamo di portare tutto verso l'alto, così il viso appare più snello e giovane. Negli anni 20 c'è tutta questa caduta verso il basso, le sopracciglia tendono al basso e anche la forma degli occhi, se vedete, è quasi un triangolo. C'è molta concentrazione all'inizio delle sopracciglia, andando verso il naso, e poi una caduta improvvisa verso la fine, quindi a dare proprio questo effetto di tristezza all'occhio, questo occhio triste, quasi addormentato e sognante. La pelle è molto molto pallida e c'è giusto un tocco di rossore per dare questo senso di salute alle guance. La forma è molto arrotondata del blush e il rossetto è molto molto scuro sul porpora e le labbra portano l'eredità dell'Ottocento, quindi sono molto quasi a forma di cuore e c'è molta concentrazione sull'arco di Cupido che, come vedete, è molto arrotondato e poi le labbra superiori vanno verso l'interno. Questa forma, sì, la chiamerei a cuore. Molte ciglia finte per dare un effetto più drammatico a questo sguardo. E spero che questa introduzione storica vi sia piaciuta. Io sono sempre stata appassionata di storia da quando la studiavo a scuola e credo che tutto quello che abbiamo oggi è frutto appunto della storia, ma soprattutto la storia del trucco. Io adoro i period makeup, quindi i trucchi d'epoca, ed è importante conoscere la storia perché ci può aiutare a capire il perché di quel trucco, perché appunto ad ogni epoca corrisponde il suo trucco. Io spero che il video vi piaccia, vi lascio al trucco, come sempre vi chiedo di mettere pollice in su se apprezzate il video, di condividerlo così altre persone potranno passare sul mio canale e perché no, se non siete già iscritti, di iscrivervi al canale. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!
Inizio applicando il fondotinta della L'Oreal True Match nel colore 1 avorio, che è quello più chiaro. Quindi andate ad applicare un fondotinta di 3 o 4 toni più chiari della vostra pelle, oppure se volete riprodurre questo trucco con un effetto più naturale, utilizzate lo stesso colore del vostro incarnato. Lo sto applicando con un pennello duo fibre della MAC, il numero 130. Passiamo agli occhi e come primer occhi sto utilizzando il Paint Pot della MAC nel colore Taylor Grey. Lo applico su tutta la palpebra, fin sotto il sopracciglio e anche sotto l'occhio. Adesso passiamo alle sopracciglia, che sono uno degli elementi caratterizzanti degli anni 20. Con un correttore vado ad eliminare il mio arco sopraccigliare. Normalmente avrei bloccato le mie sopracciglia e ridipinto una linea sottilissima, perché appunto negli anni 20 erano dipinte, visto che molti usavano radersi, però io andrò ad utilizzare le mie sopracciglia. Pettinandole all'imbasso potrò renderle più sottili e adesso vado a disegnare una linea mischiando un ombretto nero e uno grigio. Quindi le riempiamo un po' all'inizio, concentriamo la parte più scura verso la fine e le trasciniamo verso il basso per dare questo effetto super triste. Ora passo all'ombretto. Applico l'ombretto vanilla della MAC, quindi potete utilizzare qualsiasi colore chiaro, direttamente sotto le sopracciglia. Prendo adesso questo ombretto grigio opaco dalla palette di ombretti Scream Face. Con un pennello da sfumatura, questo è 217 della MAC, vado a ricreare una sorta di triangolo, perché come abbiamo detto all'inizio del video, la maggior parte dell'oscurità di questo trucco è concentrata all'inizio dell'occhio, verso il naso, ed è quasi un triangolo che va a cadere giù verso la fine dell'occhio per dare questo maggior effetto di tristezza. Applico l'ombretto grigio anche sotto e sfumo il tutto con un ombretto soffice da sfumatura. Vado a ripetere l'operazione anche dall'altro lato dell'occhio. Prendo un ombretto opaco marrone, marrone freddo, per dare più intensità al trucco e vado ad applicarlo sempre in questa forma triangolare, concentrandomi soprattutto nell'angolo interno dell'occhio. Ricordatevi che questo trucco è un trucco molto teatrale, soprattutto perché negli anni 20 avevano delle telecamere primitive e quindi il trucco di televisione era super marcato, quindi tutte le attrici avevano questo trucco super intenso. Vado a sfumare i colori insieme con un pennello da sfumatura e ripeto l'operazione dall'altro lato. Adesso inizio ad applicare il nero sulla palpebra mobile, vado a tamponare un ombretto nero opaco e mi aiuto con il pennello da sfumatura utilizzato finora a sfumarlo verso la parte alta. Porto l'ombretto nero anche al di sotto dell'occhio, dove anche qui vado a fare una forma triangolare per arrotondare il mio occhio e ripeto questa operazione più volte fino a che non raggiungo l'intensità d'ombretto desiderata. Fate sempre attenzione a rimanere nella forma triangolare e potete utilizzare anche un cotton fioc per arrotondare la forma sotto il sopracciglio. Nella rima interna dell'occhio vado ad utilizzare una matita color burro, color carne, questa è la Chromographic Pencil della MAC nel numero NC15. Vado a piegare le mie ciglia e applicare del mascara sulle ciglia superiori e inferiori. E andiamo ad applicare anche delle ciglia finte, io uso il numero 48 della MAC. Andiamo a ripulire la zona occhiaie, sto utilizzando il Full Cover Concealer della Makeup Forever nella nuance numero 6, mischiato con un po' di fondotinta utilizzato in precedenza. Lo applico sotto gli occhi e anche alla latitudine del naso e della bocca. Vado a fissare il tutto con della cipria trasparente. Come blush vado ad utilizzare lo Stubborn della MAC, sembra un fantasma dietro la palette, e lo applico con un pennello da blush, questo è un pennello della Real Techniques. Passiamo alle labbra, sto utilizzando la matita della MAC Night Moth, che è uno splendido color porpora, molto scuro, e appunto come abbiamo detto è una forma molto arrotondata che si concentra specialmente sull'arco di Cupido. E andiamo a restringere la nostra forma applicando del correttore ai lati. Come rossetto sto applicando il Diva della MAC e per rendere le estremità delle labbra più perfette vado ad applicare un correttore con un pennellino.
questo è l'effetto finito. Io spero vi piaccia, che il video sia stato di vostro gradimento. Se così, non dimenticate di iscrivervi al canale se non lo siete già, mettere pollice all'insù e di condividere il mio video sui vostri social media. Un bacio e ci vediamo al prossimo video.